Giovanni 21, 15, 25. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Disse per la terza volta: Simone figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio, e detto questo aggiunse: Seguimi. Pietro si voltò e vide che gli seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel fratello non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono molte altre cose compiute da Gesù che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. E questo è il secondo episodio del capitolo 21. Il primo era quello della pesca miracolosa e della manifestazione del Signore. Questo secondo episodio è totalmente dominato dal confronto fra Pietro e il discepolo amato. E in questo Gesù chiede una triplice professione d'amore a Pietro. Ora potremmo dire, dopo la manifestazione, ecco che c'è un dialogo fra il risorto e Pietro, e questo scambio fra l'apostolo e il maestro riprende una questione accennata precedentemente, ovvero sia il ruolo del discepolo amato e di Pietro, il nesso fra appunto Pietro e il discepolo amato. Anzitutto, prima cosa, c'è un dialogo fra Pietro e il Signore risorto. Qui Pietro appare davvero come il principe degli apostoli. La triplice richiesta che Gesù pone chiede una triplice risposta. E naturalmente tutto echeggia il triplice rinnegamento di cui Giovanni ha raccontato al capitolo 18, che il risorto stesso permette a Pietro di superare. E così appunto gli autori dell'epilogo, dicevamo, l'epilogo non è di Giovanni, ma della sua scuola, colmano un pesante silenzio dell'Evangelista, riabilitando Pietro, riabilitando questo apostolo. Ora, questa riabilitazione si effettua per mezzo della piena restaurazione della relazione d'amore fra Pietro e il suo Signore. La triplice domanda di Gesù obbliga a concentrarsi sull'attaccamento, sulla solidarietà di Pietro, ma include anche la dimensione della fede. Non dimentichiamo che nella tradizione del Vangelo di Giovanni amare Gesù significa riconoscerlo nella sua identità profonda, nella sua qualità di inviato del Padre. L'amore reclamato e ribadito da Pietro per 3 volte deve sorpassare quello di tutti gli altri discepoli. Quindi abbiamo qui un riequilibrio fra Pietro e il discepolo amato, di cui si è parlato sin dall'inizio del capitolo e poi si continua. Sembra dire che se il discepolo amato è colui che Gesù predilige, in senso molto particolare,
Pietro è colui che ha l'amore più grande per Gesù. Questo amore è in stretto legame con il compito che il risorto conferisce a Pietro, appunto pascere, cioè essere pastore. Non a caso qui si usa il nome Simone, Simone figlio di Giovanni, Simone Bariona, che conferma questa idea in quanto Pietro era stato chiamato in questo modo solo nella scena iniziale, nel momento della chiamata. Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro, capitolo 1, 1:42. Quindi potremmo dire qui siamo di fronte a una nuova vocazione, una seconda vocazione, la vocazione non degli inizi, ma della maturità, potremmo dire del momento in cui Pietro ha sperimentato la propria fragilità, il proprio peccato, ma viene richiamato dal Signore. Ora, la triplice risposta positiva di Pietro permette a Gesù di conferirgli il compito di pastore del suo gregge. E qui davvero Pietro eredita la funzione del pastore che è propria di Gesù. Siamo al capitolo 10, quando Gesù dice: io sono il buon pastore, io sono colui che dà la vita per le pecore. Ecco, il pastore è Gesù, Pietro eredita questa funzione di pastore che è propria di Gesù, diventando un suo successore. Allora noi comprendiamo che se ai piedi della croce il discepolo amato era diventato vicario di Gesù nell'ordine della testimonianza resa alla rivelazione attraverso l'affidamento della madre, l'epilogo accorda a Pietro lo stesso privilegio, però sul piano pastorale. Sono diverse queste due funzioni. E il termine pastore fa certamente riferimento alla responsabilità di condurre il gregge, di porre attenzione ai suoi bisogni vitali, di proteggerlo. Si tratta di un compito intraecclesiale, anche se qui il racconto non esplicita le modalità. Occorre sottolineare che questo compito importante è affidato a Pietro, ma non in virtù dei suoi meriti, delle sue capacità, ma a motivo della riabilitazione da parte di Gesù, cioè è una pura grazia. La funzione di pastore trova il suo fondamento, la sua condizione di possibilità nell'iniziativa del risorto. Bisogna anche segnalare un importante effetto. La comunità che legge il quarto Vangelo è una comunità, come ho già detto, che vanta la presenza di un testimone d'eccezione, quale appunto è il discepolo amato. Ma proprio per questa ragione, per la presenza di un eccezionale testimone e di un personaggio indubbiamente carismatico, rischia di isolarsi dalla grande Chiesa. È sempre così, quando c'è un grande personaggio carismatico, questo in certo senso polarizza e rischia di creare una specie di riferimento appunto autoreferenziale e quindi c'è poca attenzione al resto della comunità. Ebbene, questa comunità che fa riferimento al discepolo amato, che rischia di isolarsi, ebbene, questo capitolo 21 mostra invece un potente correttivo, e cioè questa comunità che ha certamente la testimonianza unica, singolarissima del discepolo amato, ribadisce però il riconoscimento di Pietro come suprema autorità della Chiesa. L'unità fra la comunità del discepolo amato e la grande Chiesa, la grande comunità che vede in Pietro il suo capo, è fondamentale. Abbiamo già visto come quel nesso fra appunto discepolato e fra autorità e profezia, fra contemplazione e istituzione, potremmo dire emerge già nel capitolo 20, la corsa dei due. Arriva prima Giovanni, cioè il discepolo amato, ma aspetta, fa entrare prima Pietro. E questo viene ribadito ancora nel capitolo 21. Allora, il compito di una notevole carica pastorale è accompagnato dall'annunzio del martirio dell'Apostolo. L'Apostolo seguirà il suo maestro sulla strada della croce. Qui si riprende indubbiamente quanto Gesù stesso diceva alla fine della lavanda dei piedi. Appunto, Simon Pietro che dice, 13:36, Signore, dove vai?
Gli rispose Gesù, dove io vado tu, non lo puoi, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Ecco qui. Ecco, il più tardi è arrivato. Le parole di Gesù ricordano la dialettica fra il tempo della giovinezza e il tempo della vecchiaia, quando sei giovane vai dove vuoi, quando sei vecchio ti portano, dall'altra anticipano il martirio di Pietro, le cui mani saranno prese e inchiodate. E il commento appunto del narratore, versetto 19, questo disse per indicare con quale morte li avrebbe glorificato Dio, questo commento indubbiamente toglie qualsiasi ambiguità. Qui è evocata la morte dell'Apostolo come martire. Questa morte glorificherà Dio, nella misura in cui manifesterà la realtà della rivelazione cristologica. Non a caso, dopo l'annuncio del martirio, c'è l'invito a porsi dietro a Gesù, seguimi. Questo indica che l'incarico di essere pastore e il martirio sono per Pietro il luogo della sequela. Una sequela alla quale lo stesso risorto invita l'Apostolo. Nello stesso tempo, questo annuncio è il compimento della proclamazione durante la cena, dopo la lavanda dei piedi. Se Pietro non poteva seguire Gesù in quel momento, poi avrebbe compreso, quest'ora è giunta. Ecco, potremmo dire, la sua chiamata ad essere pastore corrisponde totalmente con l'esperienza della sua fede, che lo conduce ad essere alla sequela di Gesù, addirittura al martirio. Quindi potremmo dire riabilitazione di Pietro, riabilitazione di questo capo della comunità, di questo responsabile, di questo pastore, che indubbiamente è riconosciuto anche dalla comunità del discepolo amato, ma questo tema del confronto continua. Perché? Nella seconda parte del dialogo si introduce il futuro del discepolo amato. E cioè il dialogo è preceduto qui da un elemento molto importante, dove ogni espressione è calibrata. Il destino del discepolo amato è oggetto di discussione fra il risorto e Pietro. E il primo dei discepoli ha il ruolo del confidente di Gesù. E appunto Gesù confida a Pietro quale sarà in certo senso il destino del discepolo amato. E questo sembra essere, come dire, un prendere il posto che finora è stato di quell'uomo, del discepolo amato. Il riferimento addirittura è proprio alla cena, colui che si era chinato sul petto e gli aveva domandato, Signore, chi è che ti tradisce? Quindi Pietro ha ora il ruolo del confidente di Gesù, un ruolo che fino adesso, durante la passione almeno, era stato del discepolo amato. Questo mutamento di prospettiva naturalmente non è a scapito del discepolo amato. Pietro si volta, lo stesso gesto della Maddalena. Se tuttavia la donna vedeva Gesù, Pietro vede il discepolo amato. Pietro vede che il discepolo amato sta seguendo Gesù, la stessa sequela cui egli è stato chiamato, riguarda pure l'altro discepolo. Quindi vedete, tutte e due alla sequela di Gesù, ciascuno col suo ruolo ma dietro Gesù. E appunto, ecco la domanda, Signore, che cosa sarà di lui? La risposta del risorto è profondamente enigmatica. Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Ora, detta così, sembra che il discepolo amato possa vivere fino al ritorno del Signore. Tuttavia, il rischio, il pericolo di una simile interpretazione è immediatamente corretto da quanto afferma il narratore, versetto 23. Da cui si evince chiaramente che il discepolo amato è già morto. È lo stesso narratore, dopo la precisazione che rimanda alla morte, a ripetere questa parola enigmatica. Allora, come capirla? Qui viene a pensare così, che la comunità che scrive questo racconto, i discepoli, la scuola di Giovanni che scrive questo racconto del capitolo 21, ormai ha di fronte a sé l'esperienza della morte del discepolo amato. E proprio per questo si scrive questo dialogo.
Ora Gesù ribadisce, seconda volta, dopo che si dice che si era diffusa la voce che non sarebbe morto, però ribadisce, però Gesù non gli aveva detto che non sarebbe morto, il che significa? Ormai è morto, è definitivamente defunto il discepolo amato. Allora, come capire questo ribadire l'idea, se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? La chiave sta nel versetto 24, dove si afferma che l'autore del racconto, chi ha scritto, è il discepolo amato. Ma chi prende qui la parola è un gruppo, non a caso si dice noi sappiamo, che è all'opera in questo epilogo e che si distingue da colui che ha scritto il libro, perché ormai quegli appartiene al passato. Questo gruppo si fa garante dell'autenticità del racconto. Lo scritto dunque designa il valore della testimonianza, di questa testimonianza, di questo racconto che suscita la fede. Questa testimonianza è veritiera, corrisponde cioè alla realtà di Dio. Ebbene, questa dichiarazione è da mettere in relazione con la parola enigmatica di Gesù a proposito del destino del discepolo amato. Questo discepolo è morto, ma la sua morte non attenua la dichiarazione del risorto sulla sua permanenza, in quanto il discepolo amato rimane, cioè è presente fra i credenti fino al ritorno del Signore per mezzo della testimonianza scritta, cioè per mezzo del libro. La scrittura, il libro che ha composto, lo fa vivere sino alla fine. Qui noi abbiamo una chiave straordinaria per comprendere. Perché? Perché questo ultimo capitolo di Giovanni si concentra sulle condizioni dell'incontro con il Signore nel tempo in cui i testimoni non ci sono più. Ebbene, il risorto stesso procura due mediazioni che assicurano questa possibilità. Pietro, installato come pastore supremo, colui che ha rinnegato è perdonato, è chiamato, per pura grazia l'apostolo è incaricato di assumere una responsabilità, unica condizione è l'amore. Un amore che lo conduce alla sequela, al martirio. Quasi a dire, l'esperienza della Chiesa, rappresentata qui dal suo capo, Pietro, è quella appunto di percepire la fragilità di una sequela insidiata da mille nemici, ma che può ritornare, che può risorgere, che può appunto ritrovare la sua verità, proprio nell'esperienza dell'amore, anzitutto percepito di Gesù del risorto, ma insieme anche della risposta del discepolo. Ma c'è una seconda condizione. La seconda mediazione è quella della testimonianza per mezzo della scrittura del libro. Il crocifisso risorto continua ad essere presente fra i suoi grazie al libro che ne permette il ricordo. Questo oggetto così fragile, così debole, in certo senso anche così manipolabile, un libro basta aggiungere una cosa perché cambi, che è il libro, permette l'incontro. La testimonianza scritta permette di accedere alla verità della rivelazione di Gesù. Giovanni è colui che ha scritto. La comunità che aggiunge l'epilogo custodisce prezioso questo libro che permette a noi di essere contemporanei di Gesù. Per mezzo del libro noi viviamo la stessa dimensione di incontro, di relazione,
di fede con colui che si è manifestato e la cui testimonianza è attestata nel libro. E allora ecco che il Vangelo di Giovanni si chiude esattamente su questo, e cioè molte altre cose ha compiuto Gesù. Se fossero scritte tutte, il mondo non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Il Vangelo non è una cronaca che dice tutto quello che ha detto e ha fatto Gesù. Quanto è scritto però è sufficiente, è necessario, per credere e per avere la vita eterna. La vita di Dio ormai raggiunge l'uomo per mezzo di Gesù e della fede in Lui che dà accesso a questo mistero. Così si chiude il quarto Vangelo, così si chiude il racconto che ci mostra i colori della risurrezione.